Benvenuti sulle gioie di Bea, io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale, grazie mille per il supporto che mi state dando. E se invece non siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi, così mi supporterete. Inoltre, per chi non lo sapesse, ho anche un profilo Instagram e TikTok, vi lascio come sempre il link qua giù in info box e il nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale e sondaggi su nuovi video. E anche oggi c'è un nuovo video haul. In questo caso, come avrete già capito dal titolo, stiamo parlando di brochet. Ho acquistato un sacco di prodottini, ho fatto una bella spesa e quindi ho pensato, perché no, perché non farci un bel video haul. Ma adesso basta parlare, comincerei subito con il primo prodottino. Allora, prima di tutto, perché ce li ho tutti qua, vi farei vedere il bagno doccia, perché ne ho presi veramente tantissimi. Il primo bagno doccia che voglio farvi vedere è questo alla pesca. Ecco qua, i bagno doccia di Brochet li avevo già provati altre volte, non di questa profumazione, però mi ero sempre trovata benissimo, anche perché sono dei bagno doccia concentrati e sono veramente super profumati. Anche questo l'ho trovato buonissimo, l'ho provato in negozio perché ci sono i tester, ed è assolutamente fantastico, sa di pesca, è veramente buonissimo. Lo trovo anche questo molto estivo, sicuramente lo proverò a breve perché è super indicato per questa stagione. Si tratta di un 400 ml, comunque i formati dei bagnoschiuma grandi di Brochet sono 400 ml e contiene il 92% di ingredienti di origine naturale. Oltre a questo, alla pesca, ho anche acquistato questo all'olio d'oliva, anche questo non l'ho mai sentito, devo provarlo. Questo è il packaging, comunque col fatto che sono della stessa linea, come potete vedere si assomigliano molto. Anche questo lo trovo molto buono e molto fresco. Ovviamente vale la stessa cosa per questo alla pesca, ovvero che contengono il 92% di ingredienti di origine naturale. Sono tutti della stessa linea, quindi queste linee base valgono per tutte le profumazioni. Un'altra profumazione super estiva è questo al mango. Anche questa non l'ho ancora provata, però dall'odore mi è subito piaciuta. Ha un odore molto fruttato, ovviamente, perché è al mango, è super estiva, sicuramente anche questa insieme a questa la proverò a breve. Un'altra profumazione che ho acquistato diverse volte, anzi mi sa che ve l'ho anche recensita nel video dei prodotti finiti, è questa alla vaniglia. Lo trovo veramente buonissimo come bagnoschiuma. Questa è la confezione. Ed è una vaniglia dolcissima, l'ho già provata diverse volte, penso che sia la seconda volta o la terza che l'acquisto, non mi ricordo. La trovo veramente buonissima, è una profumazione molto zuccherata, io adoro le profumazioni gourmand, è veramente ottima. E un altro acquisto che ho rifatto è questo bagnoschiuma alla mandorla dolce e ai fiori d'arancio, anche questo lo trovo veramente buonissimo. Ha una profumazione fantastica, ve la consiglio, è molto indicata per l'estate perché è una profumazione molto agrumata, però in generale mi piace utilizzarla anche in inverno, comunque è una profumazione secondo me che può andare bene tutte le stagioni. Un acquisto invece nuovo di pacca è quest'altra profumazione al fiore di loto, mi sembra, perché c'è scritto in francese. Sì, al fiore di loto e salvia, ho cercato la traduzione in italiano qua sotto. Questa è la confezione tutta rosa. E anche questa come profumazione l'ho trovata buonissima. Ha una profumazione molto floreale, adattissima secondo me anche per la primavera, primavera-estate. Sembra quasi una profumazione. Così a naso mi sembra una profumazione talcata, ovviamente devo provarla, anzi tutti i prodotti che vi farò vedere, comunque il bagno doccia, a parte quelli che avevo già riacquistato precedentemente, devo ancora tutti provarli, infatti come potete vedere i boccettini sono tutti pieni. Come ultimo bagnoschiuma, sì, ho fatto rifornimento di bagnoschiuma questa volta, però sono veramente buonissimi, super profumati.
ho acquistato un'ultima uscita di Vrochet. Ha fatto uscire due nuove profumazioni, quella al caffè e quella alla lavanda e mora. Io ho acquistato quella alla lavanda e mora. È questa qua la confezione, che ovviamente è viola, che richiama appunto gli ingredienti. E questa l'ho trovata fantastica, devo provarla, però è veramente buonissima, la trovo molto fresca, anche questa fresca, fruttata. Avevo sentito in negozio anche il caffè, però ho deciso di prendere questa. Il caffè come profumazione in sé mi piace, però non mi fa impazzire. Non so se ritornerò al negozio per acquistarla. So che in generale la profumazione al caffè di Vrochet sta andando molto. Ho finito con il bagno doccia, adesso vi farei subito vedere un acquisto che ho fatto per la prima volta, sempre ovviamente di Vrochet. Vabbè, si sta parlando ovviamente sempre di questo brand. È la prima volta che acquisto dei deodoranti di Vrochet e devo ancora provarli. Ho preso questo alla camomilla calmante. Si tratta di un deodorante roll, anche questo ha una profumazione buonissima e molto delicata, non vedo l'ora di utilizzarlo. E poi ho acquistato quest'altro deodorante roll purificante. Anche questo ha una buonissima profumazione, molto più fresca rispetto a quella alla camomilla, però ovviamente sono prodotti diversi. Una cosa che mi è piaciuta molto di questi deodoranti è che ha 0% di solido alluminio, 0 alcol e il 98% di ingredienti di origine naturale. Io di solito guardo soprattutto il fatto che siano senza solido alluminio perché preferisco acquistare i deodoranti senza questa componente. In questo periodo ho i capelli che tendono a essere molto secchi e quindi ho fatto un salto nel reparto capelli e ho acquistato gli shampoo e il balsamo della linea riparazione. Questo è lo shampoo e ne ho acquistati due dello stesso tipo, come potete vedere. E c'è scritto che riduce la rottura del 92%. Non vedo l'ora di provarli. In questo periodo ho i capelli che tendono a seccarsi molto, forse per il caldo. E sono un 300 ml. In precedenza avevo già utilizzato degli shampoo di Vrochet, però quelli volumizzanti. Quelli di questa linea non li ho ancora provati, quindi sono veramente curiosa di vedere se sono buoni. Della stessa linea ho anche acquistato un balsamo, in questo caso è una maschera 2 in 1, sembra appunto della linea riparazione, quindi sicuramente li utilizzerò insieme. Però in questo caso ne ho acquistato solo uno, che poi di maschere in generale, non di Vrochet ma anche di altri brand ne ho abbastanza, quindi mi sono concentrata soprattutto sugli shampoo, però ho preferito comunque provare anche il suo balsamo abbinato. Parlando di disidratazione, ovviamente non potevo non prendere delle creme corpo, che non sono mai troppe. Ho acquistato questa crema corpo all'avena ed è un latte nutriente che nutre e ammorbidisce le pelli molto secche. E mi sembrava quindi adatta per il periodo, anche perché io tendo ad avere sempre la pelle molto secca. Questo è il boccettino. È una crema infatti non in tubetto, ma a questo stantuffo. E si tratta di un 390 ml. La seconda crema che invece ho acquistato è sempre una crema a riparazione intensa ed è questa al burro di karité. In questo caso si tratta di un tubetto ed è un tubetto da 200 ml, quindi è leggermente più piccolina rispetto a questa. Non vedo l'ora di provarle entrambe. Io di creme corpo di Vrochet non avevo provata neanche una, quindi sono curiosa di vedere come mi troverò. Come ultimi prodotti da farvi vedere, ho acquistato appunto dei prodotti viso. Io adoro i prodotti per la skincare e con il brand di Vrochet mi sono sempre trovata bene. Tra cui questa maschera anti punti neri, è già la terza volta che l'acquisto ed è questa. Hanno cambiato packaging da poco, infatti prima aveva un packaging diverso, mi sembra che fosse bianco e verde. L'ho già provata, come potete vedere il tubetto è un pochino più vuoto e anche questa la trovo fantastica, penso che sia una delle migliori creme anti punti neri che ho provato, la trovo fantastica. Contiene il 97% di ingredienti di origine naturale, comunque Yves Rocher è abbastanza attenta all'ambiente.
Anche questa, se non l'avete ancora provata, avete una pelle con imperfezioni o comunque una pelle mista, ve la consiglio, è veramente fantastica. Insieme a questa maschera ho acquistato anche un altro tipo di maschera, appunto, della linea Pure Algae, ed è una maschera idratante. Questo è il packaging. Anche questa mi sembra che abbia il packaging rinnovato. E mi sono trovata benissimo, idrata la pelle, bisogna applicarla sulla pelle, poi dopo mi sembra 5 minuti, 5-10 minuti, no, 5 minuti, ecco, bisogna rimuovere l'eccesso con un dischetto di cotone e ti lascia la pelle molto levigata, morbida, anche questa ve la consiglio se tendete ad avere la pelle secca. Sempre nella linea Pure Algae ho acquistato anche la nuovissima mousse di Verochère, comunque uscita veramente da pochissimo. Ed è una mousse detergente per il viso. È la prima volta che provo una mousse per deteggere il viso, infatti di solito utilizzavo i detergenti normali e devo dirvi che mi trovo veramente bene. Soprattutto da utilizzare in questo periodo dove c'è molta afa, c'è molto caldo, la trovo veramente fantastica, rinfresca molto la pelle. E la trovo molto piacevole da utilizzare. In abbinamento ho anche acquistato sempre della linea Pure Algae, questo detergente che devo ancora utilizzare per il viso. Come potete vedere è ancora chiuso, infatti ancora la sicura. Ed è un detergente da 390 ml. È una maxi confezione, non vedo l'ora di utilizzarlo. Precedentemente avevo già utilizzato un altro detergente di Verochère alla camomilla e mi ero trovata strabene. Quindi non vedo l'ora di utilizzare anche questo. Come ultimo prodotto di oggi non poteva non mancare il tonico. Questo l'ho già cominciato e si tratta del tonico della linea Hydra Vegetal. È un tonico idratante e anche questo lo trovo molto rinfrescante. Si tratta di un tonico da 200 ml e lo uso soprattutto in estate perché molto spesso col caldo faccio fatica a darmi la crema perché mi tende, anche se uso una crema leggera, tende comunque a colarmi, mi dà quell'effetto appiccicaticcio che non è che gradisca più di tanto e molto spesso in alternativa alla crema uso il tonico e con questo vi devo dire che mi sto trovando veramente bene, lo trovo un tonico molto fresco, ha un odore piacevole, è molto buono, fresco, anche questo ve lo consiglio. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e fatemi anche sapere giù nei commenti se avete già acquistato questi prodotti e se ne avete altri da consigliarmi di questo brand. Sarei veramente curiosa di sapere anche la vostra opinione. E vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 15:30 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!